daughter today, I don't know where she is. Even my wife, I don't know where she is. After 9 years in Libya, I was nearly beheaded in Libya. That's why I find my way to Italy. Francis è nigeriano. In Libia lavorava come piastrellista fino allo scoppio della guerra civile, quando su un barcone è arrivato a Lampedusa insieme ad altre migliaia di persone. Da maggio abita qui, a due passi dall'ospedale maggiore, nell'ex caserma di Prati di Caprara, il centro di accoglienza profughi più grande dell'Emilia-Romagna, dove sono ospitati 124 uomini, la parte più consistente della quota che il piano del governo ha assegnato alla provincia di Bologna, una ex struttura militare riconvertita in poche settimane dagli operatori della Croce Rossa e della Protezione Civile. Questi sono i vari alloggi, sono le varie stanze. Ogni stanza, questa è l'ala nuova, ci sono ancora alloggi, sono alloggi che stiamo sviluppando. Il direttore del centro, Michele Cammurati, ci accompagna per una struttura che è ancora per metà cantiere. C'è una sala mensa dove gli ospiti consumano i pasti assieme al personale, c'è l'infermeria, ci sono le camere, da 2 fino a 8 letti. C'è la sala in cui ci si riunisce per studiare l'italiano o per la messa per la maggioranza dei cattolici. C'è anche uno spazio riservato alla preghiera per i musulmani. Molti di loro facevano i muratori, i saldatori, gli imbianchini e si sono trovati nel bel mezzo degli scontri, quindi con i miliziani di Gheddafi e i ribelli che si scontravano nelle città dove loro lavoravano, e sono stati testimoni diretti degli scontri e delle violenze. Molti di loro le hanno subite anche sulla loro pelle fisicamente, quindi hanno molto da raccontare. La provenienza dichiarata e verificata è tutta dalla Libia, dall'operaio al metalmeccanico, all'artigiano piuttosto che all'ingegnere, abbiamo anche un architetto. Quando sono arrivati molti dicevano si tratta soltanto di una sede temporanea, perché ovviamente essendo liberi di andare via ognuno cercherà di proseguire, magari arrivare verso Nord Europa, in Francia. Quanti di queste persone che sono arrivate poi sono rimaste? Per quanto riguarda questo centro, tutte le popolazioni, tutte le persone che sono arrivate sono rimaste. Hanno inoltrato tutti richiesta, sono tutti richiedenti, hanno inoltrato richiesta di asilo e stanno perfezionando le pratiche appunto per la richiesta. Hanno soldi in tasca? Sì, dal punto di vista economico hanno dei buoni del valore di 2,50 euro giornalieri. Fino a quando rimarrà in piedi questo centro? Le tempistiche, io le posso dare una risposta istituzionale, al momento l'emergenza migranti 2011, quindi anche per il territorio bolognese, questo non l'ho stabilito io, lo stabilisce il governo, il commissario straordinario per l'emergenza, è procrastinata fino al 31-12. I tempi sicuramente saranno più lunghi, se non altro per l'espletamento delle pratiche burocratiche. Quindi voi non sapete fino a quando rimarrà aperto? No, questo al centro. Momento no. Quando le richieste di asilo riceveranno risposta ancora non si sa, e intanto ogni ospite costa circa 40 euro al giorno, paga la Protezione Civile Nazionale. Ad attendere di conoscere il suo destino c'è anche Solomon. Lui in Libia faceva l'elettricista, negli scontri ha visto morire la moglie in attesa di suo figlio. Si dice che ha capito che la situazione non dipende né dalla Croce Rossa né da nessun altro tranne che il governo, quindi sono preparati a aspettare i tempi anche della politica italiana. L'unica cosa che vorrebbero è riuscire a guadagnare un documento definitivo, un permesso di soggiorno definitivo che gli consenta di trovarsi un lavoro. Agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Perfetto. E quelle, maggio, giugno, luglio, agosto. Faccio assistenza sanitaria agli ospiti presenti nel centro di accoglienza, sia sanitaria che corsi di inglese. E anche italiano abbiamo visto, un po' anche italiano, sì. Soprattutto italiano, per insegnargli un pochino la nostra lingua. Vogliono imparare, chiedono di imparare, gli interessa? Chiedono loro di imparare spesso e volentieri. Molti seguono anche corsi fuori dalla caserma e molti li facciamo qui dentro noi. Perché chiedono di imparare secondo lei? Perché probabilmente vogliono rimanere qui da noi. Every day's not a holiday. My life's like a summer wave. Oh, I know this love don't last. No, I cannot go back because they make me too frustrated. Why can somebody go back that I've lost my wife?
and my born baby and my kills. Even my Toyota he lost and my workshop that I do work, I lost everything. Everything that I has that I've destroyed, how do I go back? Even my money, they stole my money. How can I go back to such place? Where do I start if I should go? I waited patiently and this is what I get. Emotional, offending me. My whole wide world is giving in. I'm not so free to express myself. The woman in me, what I'll find my way. My mama said, baby, be careful. If anybody comes to say I love you.